Asti, però non siamo più a Verona Venizari, ma siamo a Vinum ad Alba, sempre nello splendido spazio produttivo del consorzio dei Asti Spumante. Volevo parlarvi oggi di abbinamenti. L'asti a tavola, il moscato a tavola. È un prodotto fantastico, poliedrico, che si abbina a tantissimi piatti. E devo dire che la forma dell'abbinamento con l'asti funziona a meraviglia. Ovvero, noi valorizziamo con l'abbinamento perfetto cibo e vino. Nessuno deve prevalere, ambito devono esaltarsi per il massimo piacere della tavola e della convivialità. Gli abbinamenti, come noto, sono di tre livelli: similitudine, contrasto, territorio. Avendo le similitudini è un classico, però non dimentichiamo che l'asse va destagionalizzato, non dimentichiamo che sono 100 milioni di bottiglie, per cui il panettone è perfetto, ma il panettone o la Pasqua sono troppo stagionali. In realtà tutti i dolci vanno bene con l'altro, i dolci del territorio, ma anche chiaramente il dolce internazionale. Qualunque alimento a base dolciaria, amidacea, farinasa, cremosa, è adatto per l'asti spumante. E allora tutte le torte, tutte le crostate, ma anche la pasta secca, ideale con torte di nocciole, con le paste di melica. Ma devo dire che io ho sperato l'asti con tutti i dolci territoriali della regione e l'abbinamento è perfetto. Similitudine, perfetto. L'altro abbinamento, invece più difficile, però ricco di soddisfazione, l'abbinamento di contrasto. Da tempo è saputo che l'asti moscato si beve bene, è ottimale con la gorgonzola, diciamo con tutti i formaggi arborinati, con alcuni formaggi molto stagionati, un po' piccanti, l'asti direi perfetto. Qui in Piemonte abbiamo chiaramente la robiola stagionata e direi che si tratta di un accostamento a tavola perfetto. Ma attenzione, ormai a tavola si fantasiosi, creativi, di chef, gli enologi, sommelier provano abbinamenti nuovi, fantasiosi, creativi, innovativi, allora l'asti con la cucina di mare, perfetto, l'asti con una focaccia. Spesso e volentieri basta aggiungere un po' di salsa, un po' di condimento, un po' di erbe, rosmarino, salvia, cambia tutto. Ecco qui due abbinamenti di contrasto sull'asti spumante, la salsiccia di Ivrea, che l'amico Boglione che lì dietro mi ha portato, e alcuni formaggi. È un abbinamento che può sembrare strano, ma alla fine provare per credere, va benissimo. Si può abbinare l'asti col cioccolato, ovviamente con un cioccolato non troppo ricco di cacao. E poi c'è l'abbinamento migliore dell'asti, l'abbinamento è ottimo con le macedonie, col gelato in estate, dato la crema, è fantastico. Ecco qui le paste di melica, fantastiche. Però l'abbinamento migliore ve lo do io, attenzione. Qui c'è l'amico Borione che mi racconta il vero abbinamento dell'asti. Signori, ascoltate, siamo a mezzanotte. L'asti, miglior abbinamento, meglio non è possibile. Siamo a mezzanotte, deve nevicare. Attenzione, c'è il caminetto acceso. L'amico Borione sta versando una coppa d'asti, E attenzione, ancora due condizioni. Ripeto, siamo a mezzanotte, tenere le cariche accese, una buona musica. E a questo punto qui prendete, ascoltate. Siamo in Cuneo Asti Alessandria, nelle colline di Langa Monferrato. Ci sono tanti noccioleti, due nocciole. Le fate brustolire con un po' di zucchero, un filo di miele e vi posso garantire che l'abbinamento è perfetto. Manca una cosa. Cosa manca? Manca lei, lei dolce. Contenta, serena, bella, e a questo punto l'abbinamento con l'asti è veramente grande, perché è grande l'asti e grande tutto il resto. Grazie.